È importante ricordare i 150 anni dell'unità italiana nelle scuole per due ragioni. La prima è che le celebrazioni ufficiali hanno finora offerto uno spettacolo, come dire, imbarazzante, e comunque l'obiettivo di dare agli italiani la sensazione di che cosa sia veramente accaduto nei 150 anni passati, con spirito aperto e critico, mi pare che questo obiettivo sia fallito. Nelle scuole. Le scuole sono il luogo dove si forma il sapere critico e dunque questa è un'occasione unica dal punto di vista cronologico per esercitare questo sapere critico su noi stessi, sulla nostra storia, su come ci siamo formati, il passato che abbiamo, le possibilità che questa storia ci dà per guardare al futuro con gli strumenti propri di questo paese. Le scuole sono quelle nelle quali, a dispetto di quello che si dice in qualche polemica, e le polemiche non sono solo quelle del Presidente del Consiglio, le scuole rimangono un luogo dove c'è un'infinità di persone, professori e studenti che lavorano continuamente. Io ho passato l'ultimo anno spessissimo nei licei e ne ho ricavato un insegnamento. E allora portare nelle scuole la discussione sui 150 anni significa restituirle quel significato alto e forte che l'ufficialità un po' miserevole di questo paese non è riuscita a conferire.